Ce l'abbiamo fatta! Caro Piero, non ti preoccupare, faremo tanto rumore che i ciechi riacquisteranno la vista e i sordi udiranno. Diceva il saggio, adesso riposati. Il tuo lavoro è compiuto, ora aspetta gli altri. Ma noi non ci siamo mai fermati. Abbiamo lottato con tutti i mezzi leciti a nostra disposizione perché il sogno di una vita si avverasse. E ce l'abbiamo fatta. Tutto è iniziato da una richiesta sul nostro sito tuturano.com. Immediatamente l'eco degli interventi in risposta alla sua richiesta ha fatto nascere spontaneamente il gruppo Uniti in un'unica voce, che si è dannato l'anima per poter risvegliare un mondo oramai sopito, quel mondo che parlava senza mai dare nessuna risposta concreta al problema. Subito si è lanciato un messaggio provocatorio, sciopero eventuale della Santa Messa, poi la lettera al Santo Padre, l'interpellanza parlamentare, la raccolta di firme, gli articoli sui giornali, gli incontri con responsabili religiosi e politici, le richieste di finanziamento alla 7ª Commissione dei Beni Architettonici e Monumentali e tanto tanto altro. Bene, ora finalmente possiamo riposare e dare ascolto al saggio. Ora spetta agli altri. Anche perché quelli che dovranno essere eseguiti saranno lavori che richiederanno competenza e maestria, mentre noi, uniti in un'unica voce, potremo solo guardare, con le lacrime agli occhi, insieme a tutta la popolazione di Tuturano, l'inizio dei lavori di restauro della chiesetta. Il sogno di tutti si avvera, ce l'abbiamo fatta. Il gruppo, uniti in un'unica voce, e tuturano.com.